Salve a tutti ragazzi e bentornati a Shosha. Siamo tornati con un video sul calcio e oggi vi faccio fare un tuffo nel passato, perché un anno fa, più o meno di questi tempi, facevamo questo gioco, ovvero indovinare il valore di mercato dei giocatori. L'anno fa, in realtà l'abbiamo fatto qualche giorno fa con Caressa. Oggi ragazzi siamo da soli, mi devo superare e quindi siamo tornati su Transfermarkt. Mi vedete un po' sbattuto? È perché fa un caldo, sto condizionatore devi da funzionare, stai spento tutto l'anno, l'estate ti devi accendere e funzionare, hai capito? Un condizionatore che non funziona d'estate nel calcio potrebbe essere iglitare. Oggi torniamo sulla Serie A, vediamo a un anno di distanza quante ne azzecco. In pratica il gioco ci metterà davanti due giocatori e noi dobbiamo scegliere quale ha la valutazione più alta. Che sembra facile ma non lo è, perché se mi dai Lukaku e Patrick Gasbarron è chiaramente Lukaku. Ma se sono due giocatori di pari livello non è facile ragazzi, soprattutto perché, attenzione, qua non si parla di chi è più forte ma di chi ha il valore di mercato più alto. Ora noi lo facciamo per la Serie A, ma come vedete qui lo possiamo fare per tutti i campionati. Secondo me ragazzi una capatina a fine video sulla Premier League me la faccio. Ma adesso iniziamo. Ah, sarebbe bello farlo insieme a voi in live, magari in una live speciale dove magari trattiamo anche di calciomercato stile la tribuna passata. Supportate il video con un bel mi piace, iscrivetevi al canale, ma adesso iniziamo. Ovviamente giocate insieme a me nei commenti, fatemi sapere quante ne avete azzeccate. Allora, Nico Gonzalez e Stefan De Vrij secondo me vale di meno. Oddio, aspetta. Allora raga, De Vrij è forte, però mi pare che sta un anno dalla scadenza e comunque sta un po' in là con gli anni, soprattutto rispetto a Nico. Non lo so, mi dice più, c'ho l'istinto e mi dice più basso. Più basso! Iniziamo alla grande questo video! Benissimo, riproviamo. Beh, il mio valore di mercato è 0 euro, perfetto, ok. Luis Alberto o Manuel Lazzari? Beh, per ora, quando voi vedrete questo video, chissà se starà ancora alla Lazio. Poi io ho un amore per Manuel Lazzari, però purtroppo sarà più basso. Oh, 15 milioni, let's go, let's go, let's go. Ok, ok ragazzi, ah, tutto Lazio oggi. Nicolò Casale, raga, Casale l'abbiamo pagato 10 milioni. Però bello, attenzione, che è già aggiornato. Questo, nella timeline in cui registro, l'hanno comprato ieri, ufficiale oggi in realtà. Beh, più basso, dai. 7,5 e gli abbiamo dati 10. Scouten, spero di meno. Oh, ma non ne so una. Vabbè, aspetta, no, ci devo pensare. 10 euro, vabbè. Allora, Denis Zakaria o Antonin Barak? Barak vale di più. Allora allora, qua allora, calmi. Pulgar contro Singo. Pulgar vale di meno. Porco Giuda. Però, ragazzi, secondo me se stiamo in questo range dei soldi bassi, stiamo messi. Oh, Verdi ha fatto una signora stagione alla Salernitana, quindi vale di più. Oh, vabbè, ragazzi, allora capisco un cazzo. Cioè, Verdi, ma che fine hai fatto, Verdi, porco Giuda? Vabbè. Allora, Mathieu Politano contro Rebic. Rebic vale un pelo di meno, secondo me. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Marash Kumbulla, te prego, spero che valga di meno. Mamma mia, Marash, tra l'altro non mi ricordo quanto l'ha pagato la Roma. Vabbè, ci ha messo in mezzo un po' di gente. 5 milioni, ok. 5 milioni diventa difficile qua, ragazzi, occhio, Orsolini vale di più, almeno 10, esatto. Vai, 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 Riccardo Orsolini. Uno che è un po' incompleto. Pinamonti di più, almeno 15. 20 milioni. Minchia. Ok, va bene, Pinamonti. Pulgar, no, ma ne aveva 7. Ok, 6,5. Ok, dicevo, Orsolini è un po' incompiuto, eh. Oh, cazzo. Ha un po' giochicchiato l'anno scorso, vero? Quindi potrebbe... Cioè, non so. Oh, Pulgar, ragazzi, Pulgar l'hanno cacciato, quindi... Allora, non so, sono tentato a mettere più alto, ma forse la testa dice che è più basso. Rischio. Ma va a cagare, male! Vabbè, però 10.000 euro, ragazzi. E do gli le due soddisfazioni. Mario Rui più basso di 11, oh. Dai, su, per favore. Karsdorp un po' di più. Ok, va bene Rick, va bene Rick, va bene Rick, vai, forza, forza. E meno? Sì, Wallace con una L sola, va bene. Alessio Cragno. Allora, raga, Alessio Cragno l'hanno preso a 3 lire, ma varrà di più. Su, 10. Io pensavo, ragazzi, che valesse un po' di più. Allora, Luca Pellegrini potrebbe valere un po' più di 10 milioni. Oh, ma ne riesco a fare 10 oppure no? Dai, dai, concentrato, raga, concentrato. Però mi sta di male, mi sta di male. Perché, cioè, chiaramente mi sta di male, infatti. Mi stanno avvenendo tutti un po' difficile. 55 milioni, Ruiz, minghe. E chi te se lo compra? De meno, spero. 18. Coraccio, lui, ragazzi,
Però si è bombato a una mena, quindi che gli vuoi dire? Allora, Roger Ibanez, secondo me vale di più. Scalda Bagnets, dai. Inamonti ne valeva 20, quindi meno. Ok, vedete ragazzi, i game di prima ci hanno dato Nicolas Dominguez, per questo ragazzi sembrava un fenomeno. Poi 13 milioni ancora vale. Avrei detto un po' di meno. Jeremy Boga è più. Manco troppo Jeremy. Pure Boga, raga, un altro spa... Questo vale di meno, 5 milioni e mezzo. Però l'hanno riscattato a meno, quindi. Oh cazzo. Se Manu Castigliego vale meno De Florenzi, io veramente non ci capisco un cazzo. Dai, 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 questa è la run giusta, raga. Dobbiamo migliorare di 7 consecutive, su. Dobbiamo migliorare 7 consecutive. 28 milioni, va bene. E pensa, questo è il livello pure principiante. Chi è Mattia Viti? Ma che ne so, via, 7 milioni. Ma dammi quelli forti, caspita. Togadelli, di più. Oh, oh, stiamo entrando in streak, stiamo entrando in streak. Ecco, ragazzi, non ci dobbiamo pensare. Dobbiamo seguire praticamente il nostro istinto. Vai, 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 vai. Piraghi di meno, forza. Di Lorenzo di più, dai, più di 10. 25, vai Lorenzo, che dice io. Vai, vai. Ok, ragazzi, Diego Demme di meno. E abbiamo pareggiato il nostro record. Ok, abbiamo superato il nostro record. A meno a 10, signor Mike. Ciccmino! Ragomino Giaspadori vale di più. Mazza, pensavo di più Ragomino, eh. 28 milioni regalato. Davide Faraoni, de meno. Okay. 5 milioni solo Faraoni. Okay. Antonino Baracco, de più. 20 milioni. Ok, ragazzi, stiamo andando spediti verso la meta. Ci siamo divertiti, ma adesso si fa sul serio, eh. Ok. Luciana Gumè, penso de meno, ragazzi, dai. Con rischio maschio senza raschio. Sai che secondo me Danilo Cataldi non vale più di 7 milioni. Però io voglio dar fiducia. Ma va a cagare Cataldi. Mkhitaryan varrà di più. Manco troppo rispetto a Vignato. Minghe. Vabbè, però perché c'ha un'età. Gianmarco Ferri spero di meno. Oddio, qua raga se ballava sul milione, eh? Mattia De Sciglio varrà di più di 7 milioni. No vabbè raga, me sta a tricca. Dai, mi sta a trickare sto gioco, mi sta a trickare. Vai, Brahim Diaz, un po' di più. Il mio caro amico Brahim Diaz, a cui ho rubato il posto in modalità carriera. Ok, vai, vai, Maxem. Maxem Lopez, vai. Ok, ok, Roberto Gagliardini. Roberto Gagliardini, per lui è un po' sparito, eh. Pellegrini varrà 40 milioni. 45 milioni. Ma mo vi voglio fare una domanda, eh. Scrivetemelo sotto nei commenti. Appunto, l'anno scorso abbiamo visto Leicester Roma, no? Se voi fate il paragone tra la squadra dell'Leicester e la squadra della Roma, secondo me la Roma è superiore. E infatti ha vinto. Però se andate a vedere il valore del mercato dei giocatori, c'è cioè un Lollo Pellegrini, che secondo me è molto più forte di un Maddison, sta là là col valore del mercato. E forse Maddison vale di più. Però secondo me Pellegrini è però almeno due livelli più alto di Maddison. Che ne pensate? Però Maddison vale di più. A Moise Kean, se vale più di 45 milioni è un furto con scasso. Infatti. Zaleski secondo me sta un pelo sotto. Ok, ma è un pelo. A metà, però vabbè. Aslani de più, dai. Ok. Record eguagliato. Adesso Felix Avenga basso. Sium. Però vedete, raga, quando balliamo qua è difficile dare le valutazioni, perché ecco, questa è la differenza grossa e ci vado tranquillo. Gonzalo Villar è sparito, raga, 5 milioni. Zambo anch'essa di più. 30 milioni Zambo. Mi pare che gliel'avessero regalato al Napoli. A Selic di meno, 7 milioni. Ma scusa, Selic quanto l'hanno pagato quelli della Roma, raga? L'hanno pagato 7 milioni. Ah, non mi sono sbagliato, Infatti dicevo, mo 7 milioni non so perché. Godo! Dai, 20 punti, ragazzi! Aigone vale di più 18. Manuel Lazzari vale di meno, ma sa che sta a 15. Ok, godo. Ok, dai, Manuelito. Jeremy Boga di più. Dai, 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 ragazzi, ridammi quelli che ho già visto. Su, su. Sium, sium. C'ho Muratov, ragazzi. Vi prego. 8 milioni, l'hanno pagato 18. La plusvalenza. Marash un po' di più. Ok, secondo me solo per l'età, perché non ha visto il campo quest'anno. Il signor Bremer, ragazzi, il signor Bremer li vale tutti sti milioni. Ora non so se sarà andato all'Inter. Ok, Giulio Maggiore, mi dispiace Maggiore, ma sei minore in questo caso. Va bene, andiamo avanti. Jordan, vabbè, almeno 10 se li pappa. Su, no, Jordan Veretù messo all'angolo da Mourinho, ma questo ha fatto un sacco di assist nonostante tutto. Simon Kier varrà 3 milioni, quanto vale? 6 milioni.
cazzo. E qua si perde, ragazzi. Se sbaglio sono un somaro. La sbaglio sicuro. Guarda, il trentesimo. Allora, vi spiego perché la sbaglio. Allora, 6 milioni, ve l'ho detto, Kier è una valutazione. Ce potremmo stare, cioè secondo me non stiamo tanto su o tanto giù rispetto a 6 milioni. Però, comunque questo si è fatta la Serie A, è giovane e è titolare del Bologna. Secondo me è un pelo di più. Ma va a cagare, somaro. Son somaro, raga. Ah, ragazzi, proviamo un po' in Premier League come me la cavo. Vabbè, Robin Koch vale di meno. Per dite, Barnes 32 milioni, così. Koch 16 milioni. Qua dite più. Bomba. Vabbè, ma qua è impossibile. Cioè, raga, qua c'hanno dei valori completamente pazzi. Tyrone Mings, capitano dell'Aston Villa, de più. Oh, 30 milioni in Tyrone Mings. Cioè, raga, con 30 milioni in Italia de easy. Easy un po' di meno, dai. 22 milioni. Porco ciuto, raga. Daniel James un po' di meno. Oh, mamma mia. In Serie A sta cosa non la faccio, eh. Nick Pope di meno, dai. Nick Pope che è andato al Newcastle. È vero. Gray di più, ragazzi. Un giovane forte. 22 milioni, mamma mia, regalati. Vabbè, ma questi hanno pagato 90 milioni. Adam Maguire. Vitaly Janel. Questo non so manco chi sia, ragazzi. Detto proprio da noi. Allora, Andre Gomes. Grande giocatore, vi ricordate? Ha giocato nel Barcellona e poi si è rotto tutto. Secondo me vale un po' di meno adesso. Porca trota. Vabbè. È vero, stiamo in Premier League. Allora, Michael Keane vale di meno. 20 milioni Michael Keane. Vabbè. Chi? Ah, raga, ma chi? Questo non so chi sia, dico più basso. 18 milioni Christopher Ayer. Vabbè, non... Qua è difficile, Buonadia di più, ragazzi. Mazza, Buonadia. Grande giocatore, Emiliano Buonadia. Philippe Coutinho, li vale 30 milioni? Secondo me no. Go! Oh, sta lì però, ragazzi. Stanno tutti lì. È difficilissimo con la Premier League. Questo ne valeva 14. 14? Ok. Vabbè, Rodri, penso che, 80, che questo qua valga un po' meno di 80 milioni. Ok, 14. 14 pure lui. Diego Dalot un po' di più, dai. 20 milioni. Diogo, ma questo ha giocato nel Milan. Che età, ragazzi, secondo me sapete che vale meno, però dico di più. Ok, meno male, ho fatto bene. Però pure che età, ragazzi, lui l'hanno pagato tantissimo ai tempi. Si è completamente perso. Hjulberg vale di più. Højbjerg. Questo lo trovo sempre su FIFA. KDB mi sa che vale un pelo di più. Ma manco troppo, ti dico. 85, quanto rodi? Johnny 8, vale un po' di meno. Fred ancora a 20 milioni, ragazzi, ma chi se lo compra? Harry Winks di meno, dai. Bella. Harry Winks pure, un altro un po' dimenticato. Cucurella tantissimo, vale. Ah, pensavo di più invece. Mark Cucurella. Oddio, questo è l'attaccante del Crystal Palace, ragazzi. Secondo me vale di più. Ma va a cacà, Edward, va. Questo qui, ragazzi, è un ex bimbo prodigio del Liverpool. Solo 16 milioni? Ederson vale un po' di più. Come fai ad andare a comprare tipo un Rodri a 80 milioni? Lucas Digne ne vale di meno, dai. È una bella squadretta tirato su l'Aston Villa, eh. Torreira ne vale di meno. 20 milioni. Mazza, la Fiorentina non l'ha riscattato. Quanto vale? Rafa, quasi 50. Hell Wilson, di meno. Jerry Mina di più, dai. Pure Jerry Mina, ragazzi. Tippone. Oddio, qua la sbagliamo, ragazzi. Perché Dyer è inglese. Quindi potrebbe già per questo valere un po' di più. Però, se è fatta la Premier League, te dico di più, vai. Ok. Tra l'altro lui ha fatto le giovanili nello Sporting Lisbona. Che ne sai, Mike? Che non lo so. Pascal Struijk. Se vale più di 28 milioni è un bluff. Ok, no, perché sennò Premier League veramente è un bluff. O se sa di più, dai. Meno male. Ma questo vale 18 milioni solo perché gioca in Premier League, eh? Pickford un sacco di più. Oh, manco tanto. Tino Livramento? De più. Tino, bravo Tino. Matt Target. Ah, se lo so. Ostia. Questo se lo so comprato ultimamente, ragazzi. Quindi potrebbe valere un sacco proprio perché è un trasferimento fresco. Ma te dico più basso. Godo. Perdo. Sì. Vabbè, Anthony Martial vale di più. Madre di Dios, che finaccia, Anthony.
Lucas Moura, oddio. Io te dico di più, ma non, secondo me non li vale di più. Mio Dio, pure quest'altro è un altro mezzo morto. Mepù! Mepù vale di più. Diciamo che oggi non stavo in formissima, ma è colpa del condizionatore iglidare. Voi fatemi sapere quante ne avete azzeccate, però possiamo rifarlo, anche in live è sempre divertente. Appuntamento ai prossimi video. Saluto a tutti, amici, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!